Allora, quasi tutti abbiamo sentito parlare delle varie truffe che vengono effettuate tramite internet. E qua abbiamo un ragazzo che chiameremo Giovanni, un nome di fantasia, che ha voluto interpellarci per avvisare diciamo, altri utenti che potrebbero incorrere in guai con la rete. Giovanni, cosa ti è successo? Immagino carina. Sì, abbastanza. E abbiamo, insomma, cominciato a chattare, a fare conoscenza. Dopo, a un certo punto, mi dice: voi mi hai invitato a... Insomma, ti ha fatto degli avance in mezzi Esatto. sessuali, ti ha... Spogliata, se... ti ha invitato a spogliarti in pratica, diciamo. Esatto, sì. Scusa se ti do un po' un aiuto, diciamo così. Esatto, mi ha invitato, quindi, insomma, a spogliarmi. Su un'altra chat a parte da Facebook. Dopo, quando ci son cascato, dico la verità, certo. Quando ci sono cascato e mi sono spogliato anch'io, mi ha fatto un video tagliato e ti riproduceva una situazione imbarazzante. Esatto, mi ha riprodotto una situazione imbarazzante cominciando a incattarmi. Ti ha dato subito un messaggio, cosa ti ha chiesto? Subito soldi? Sì, mi ha chiesto praticamente subito soldi, mi ha detto che o pago una cifra di circa 1.000 euro, o se no mi rovinava facendo vedere, pubblicando su tutti i siti che conosceva questo video, con un falso profilo, diciamo così, con scritto... sì. Ok, una sì, situazione imbarazzante, esatto. Ancora che diciamo altro. Senti, tu però, voglio dire, anche se ci sei cascato così un po', perdonami, da gnocco, anche se diciamo una piccola giustificazione, Sì, essendo scapolo, esatto, sì. forse, diciamo, Esatto. se eri fidanzato, magari probabilmente non avresti dato retta a queste cose. Così, diciamo, quindi hanno approfittato un attimo, magari, di una tua debolezza, così, no? Anche domani, uno vede una bella ragazza, magari, insomma, non... Ma dopo però tu hai reagito, cosa hai fatto? Che però dopo tu hai denunciato e te l'hanno cancellato. Ho segnalato il video e l'hanno cancellato. Allora, il messaggio che vuole dare Giovanni è: innanzitutto, no, non accettate amicizie di personaggi sconosciuti, soprattutto per le ragazze, così senza, magari che hanno pochi amici oppure che si vede che non, insomma, c'è qualcosa che non va, di solito hanno nomi strani oppure cose del genere. E soprattutto, insomma, non fatevi cogliere in situazioni, diciamo così, un po', sì, insomma, non troppo, sì, in privato possono anche andare, ma Esatto. in pubblico no. Ecco, quindi io mi complimento qua con Giovanni perché comunque, anche se così ha avuto ha avuto anche la forza di reagire e di non cascare, perché magari uno diceva: ti do 300 euro, lasciami perdere, e dopo ovviamente accettare il peccato è ancora peggio.